Mamma mia. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sono le ore 6:50, sì, oggi molto presto rispetto al solito perché devo andare a fare le visite mediche per il tirocinio. Ma ci vediamo direttamente a Tor Vergata. Ed eccoci qua, mamma mia che freddo che fa ragazzi. Sono le 7:30, quindi molto molto presto rispetto al solito, dove noi arriviamo verso, sì, 8:00, 8:00, 8:00, 10:00, perché ovviamente dobbiamo andare a fare le 7:30, quindi siamo leggermente in ritardo. Le analisi per essere, diciamo, abilitati a frequentare. In realtà non lo stiamo già facendo da un paio di giorni senza queste analisi. Ciccio mi fa gli zoom e le storie su Instagram, guardate che bello. Ben Ciccio. No, non mi vergogno. Sono troppo international. Di conseguenza dobbiamo fare una serie di visite mediche. La prima cosa è fare le analisi del sangue, quindi per questo a digiuno, ma sapete, faccio digiuno intermittente, quindi mi cambia ben poco. Alle ore, non lo so che ore, cioè alle 7:30, quindi emocromo, penso le solite cose. In più, da come ho capito, visita audiometrica, visita oculistica, un po' di cose. Io gli dico, ma cioè, scusate, mi sono poi fatto l'operazione, che mi fate pure la visita di nuovo? Comunque, a parte gli scherzi e le cose, vi terrò aggiornati ovviamente su tutto come si evolve, in modo tale che se in un futuro voi dobbiate fare queste abilitazioni, sapete come si svolge l'iter, almeno per quanto riguarda Tor Vergata. Quindi, 7:30, direzione medicina e lavoro. E Ciccio, che mi prende per il culo su Instagram. Allora ragazzi, in pratica io sono andato a fare questa mattina le analisi e mi hanno rifatto di nuovo la mantua, sapete, per vedere se hai preso la tubercolosi, cose così. Quella più semplice, perché c'è anche il quantifero, che è un po' più complesso e si fa con il sangue. E infatti, come potete vedere, mi hanno bucato qua. E qui c'è il cerchietto e il pompo. In teoria non mi potrei allenare perché non devo sudare, ma io ne frego. Poi mi hanno fatto di qua invece le altre analisi, del sangue. Quindi non so in realtà che... penso un emocromo completo, però hanno preso un bel po' di provette, quindi non so che altro mi stanno facendo. Vediamo un attimo. Devo tornare di nuovo lunedì per completare, più che altro fare il controllo della mantua. In realtà dovrei andare anche a fare altri tipi di visite, ma non lo so come si evolve la situazione. Li tengo comunque aggiornati. Adesso vorrei andare al bar, ma devo aspettare Gigi e tutto il resto. Un casino. Allora ragazzi, piccolo aggiornamento: sono andato a chiedere per l'analisi quando dovrei fare quelle, diciamo, le visite audiometriche e le visite oculistiche. In realtà mi hanno detto che per noi post laurea non si deve fare, solo gli specializzati devono fare questo tipo di visite, quindi probabilmente i miei colleghi mi hanno dato informazioni sbagliate o loro l'hanno fatta per sbaglio, questo non l'ho capito. E niente, vabbè, meglio, mi sono risparmiato due visite perché sostanzialmente era totalmente inutile, quindi soltanto analisi del sangue. Cosa nello specifico? Non lo so. E come ogni mattinata che si rispetta, si inizia la giornata col caffettino e devo prendere pure la bottiglia d'acqua. E con Ciccio, che oggi è in vena di fare shopping e compra roba. Ti senti un po' ricco, Ciccio? Non ti sono ricco. Allora sì, raga, donne, Ciccio è ricco, sposatelo. Sono le 8:45-50 circa. Ho appena iniziato il turno, sono andato a farmi alcune pressioni sangue. Prendo alcuni parametri, quindi perfetto. Allora, adesso stanno iniziando il giro visite con gli specializzanti. È una gran figata perché ovviamente essendo con gli specializzanti riesco a parlare con loro, a confrontarmi, cioè non c'è l'inibizione che hai con un professore e quindi ti vergogni di dire le cose, non sei sicuro di quello che dici e dici, pensi di dire una scemenza, cioè sono, tra virgolette, non dico due pari, però comunque, cioè, ti capiscono se dici una scemenza è un'altra cosa, e quindi riesco veramente ad analizzare più nel dettaglio il caso clinico, riesco a essere anche più indipendente, perdo un po' quella che è l'inibizione che ho di fronte al prof, e quindi riesco a fare l'esame al paziente, riesco a fare un esame obiettivo in più tranquillità, e che succede qualcosa di contento. Poi ovviamente come al solito vi spiego tutto. Sono tipo le 10:30, stiamo facendo il giro visite. Come vi dicevo prima, è con gli specializzanti. Ogni tanto c'è la professoressa che viene e controlla, però facendolo con gli specializzanti stiamo vedendo tanti casi particolari. Una paziente con un'insufficienza renale, un edema polmonare, polmonite attiva, una con demenza senile e Alzheimer, cioè veramente casi, una trombosi venosa profonda fighissima da vedere, so, mi dispiace la paziente, però molto molto figa didatticamente parlando. È un giro visite molto formativo, anche perché io vado là, mi leggo la terapia, se ho dubbi chiedo, ho imparato tantissime cose. Un paziente con ipotiroidismo, mi sono fatto tiroidosaggio, quindi veramente molto molto figo. E ovviamente adesso continuo il giro visite e vi informo perché sono venuto a prendere. Alle 11 si fa la pausa caffè con i ragazzi, che non mi faccio vedere perché non ho chiesto l'autorizzazione. Stiamo
questo è il giro visite, molto molto interessante. Gli ultimi 2-3 casi che abbiamo, mi sono distaccato un attimo per fare questa cosa qua. E amen. Niente, sono tipo alle 12.30, abbiamo finito quello che è il giro visite. Io voglio rimanere un altro pochettino perché devo aspettare Ciccio per tornare a casa, però tantissime cose fighe, cose interessanti, ci sta alla fine. E anche oggi finisce la mia giornata di tirocinio e tutto il resto. Molto interessanti come casi, mi è piaciuto molto perché era una giornata tranquilla, e quando è tranquillo giustamente tu puoi approfondire e studiare tutto molto molto meglio. Anche c'è più tranquillità nel fare domande, non hai paura che ti prendono, che ti prendono per scemo. Pertanto sono estremamente soddisfatto. Adesso è circa l'una, sta venendo Ciccio, cioè sta uscendo Ciccio pure lui per tornare a casa, che siamo comunque molto molto stanchi. Sveglio dalle 6.40 per fare tutte le analisi del sangue, quindi in sostanza bene ma non benissimo. Se siete nuovi su questo canale e volete vedere le vicende di un dottore che si è appena laureato e sta facendo il suo tirocinio post laurea, mi raccomando di iscrivervi al canale ed attivare la campanella, mi raccomando, è molto importante. Ed eccoci qua finalmente con gli aggiornamenti della giornata, ovvero la spiegazione di quello che avete visto. Mi dispiace sempre che io faccio queste clip un po' cavolo, ma sono in reparto, devo stare attenti, alla fine il YouTube, lo sapete, è il mio passatempo. Quando sono in reparto devo dedicarmi al 100% anima e corpo, quello che è lo studio e l'apprendimento. Però non ci perdiamo in chiacchiere, come al solito il mio quadernino dove appunto tutte le cose. 9 e 11, la prima cosa che ho imparato è la terapia dell'ipotiroidismo. Sapete tutti che si dà l'Eutirox, ma penso che pochi di voi, a meno che non avete fatto endocrinologia, sanno qual è realmente la terapia di un paziente con ipotiroidismo. Io sinceramente so che do l'Eutirox, ma non so che dosaggio, e me lo sono fatto spiegare. Si dà a 1,6 mg per chilogrammo di peso corporeo nei pazienti giovani. Negli anziani, soprattutto anziani che hanno uno scompenso cardiaco o comunque una cardiopatia, si deve partire da un dosaggio molto 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 basso, perché sapete bene che gli ormoni tiroidei hanno un'azione anche a livello cardio, quindi potrebbero provocare o aggravare delle cardiopatie. Pertanto si parte da un dosaggio di 0,6-0,8 mg per chilo e poi eventualmente aumentando. In questo caso era un paziente con ipotiroidismo, con una cardiopatia mix edematosa, che aveva subito in precedenza un intervento alle coronarie, tant'è vero che si poteva vedere sulla caviglia del paziente, o meglio sulla gamba del paziente, l'intervento, la cicatrice dell'intervento, avevano prelevato probabilmente la safena. Secondo paziente, purtroppo c'era molta tenerezza, si parla di un paziente molto anziano, paziente con un grave ictus, quindi praticamente era ormai in uno stato di disabilità estremamente importante, e soprattutto non riusciva più ad alimentarsi. Ovviamente hanno dato indicazione per l'inserimento di un sondino nasogastrico, ovvero di un particolare tubicino, detto molto banale banale, che tramite il naso riscende poi in esofago e va nello stomaco, in modo tale da poter alimentare il paziente. Subito dopo fa una radiografia di controllo per vedere se è posizionato correttamente, e sembrava nei polmoni, però in realtà poi me ne sono andato e non sono certo di questa cosa, quindi prendetela con le pinze. Un'altra cosa molto molto importante: c'era una paziente che io ho seguito al mattino, sono andato a prendere la pressione, aveva una pressione estremamente elevata, 160 su 100 circa, quindi comunque capite bene che una pressione normale 120 su 80, era abbastanza elevata, e quindi era, continuava ad essere elevata per tutto l'arco della mattinata. Fate conto che l'ho presa alle 8:30 la prima pressione, e successivamente durante il giro visita l'abbiamo rivalutato intorno alle 11:30, qualcosa del genere, ed era ancora più o meno uguale, e quindi sicuramente si stava parlando di una crisi ipertensiva. A quel punto ho chiesto ovviamente la terapia, che in quel caso era dare l'ASIX in volo, e io ho chiesto: ma perché non diamo un calcio antagonista sublinguale che ci permette di abbassare rapidamente la pressione? E loro mi hanno detto: sì, è vero che non la abbassiamo estremamente rapidamente, ma lo stesso modo avremo un effetto rebound con un'ipertensione ancora maggiore di quella precedente. Quindi in questi casi non si va a dare il calcio antagonista, ma si va a dare l'ASIX in bolo, che sapete essere un diuretico. Si prende normalmente in forma di compresse, generalmente associato ad un altro farmaco antipertensivo. In questo caso viene dato in bolo, quindi direttamente in dovena, perché ti permette di abbassare rapidamente la pressione ed avere anche un effetto vasodilatatorio, oltre che un effetto ovviamente diuretico. E poi andiamo al caso più particolare secondo me della giornata. Vi avevo parlato qualche giorno fa di quella paziente che aveva la sindrome ipotorenale,
Bene, si è scoperto essere HCV positivo, quindi sapete bene, un virus epatotossico. Questo particolare virus sapete che nell'evoluzione cronica, perché cronicizza nel 90% dei casi l'infezione da virus dell'epatite C, può dare un'epatite, lo sviluppo di una cirrosi epatica e tutto ciò che ne consegue, in primis ipertensione portale. L'ipertensione portale poi presenterà una serie di conseguenze, oltre a tutti i danni che ovviamente un fegato cirrotico con ipertensione portale porta dietro, si presentava proprio didatticamente in modo palese, ovvero si vedevano quelle che sono le cose associate ad un'ipertensione portale, per esempio la livedo reticularis, per esempio lo spider nevio, ovvero quelle piccole ectasie, dilatazioni proprio come sembrano delle ragnatele dei vasi cutanei. Ovviamente la paziente presentava ascite ed è stata trattata con paracentesi, ovvero una tecnica che è allo stesso tempo diagnostica che terapeutica, perché da una parte ti permette di valutare che tipo di liquido è, se è un trasudato, un essudato, dall'altra parte ti permette anche di eliminare quel liquido a livello dell'addome. E poi vabbè, ovviamente aveva anche un ernio ombelicale bella grande, si vedeva circa grande così a livello dell'ombelico. E sostanzialmente la paziente stava discretamente bene, però capite che comunque l'epatite C, soprattutto negli stadi avanzati, quando c'è il coinvolgimento renale, quando c'è l'ipertensione portale, è molto molto difficile da gestire. Però mi dispiace per la paziente, per carità, però a livello didattico, a livello formativo, è stato un chiaro caso che non avevo mai visto, soprattutto con la presentazione clinica, molto molto figo. Questo è per quanto riguarda il ragguaglio in merito a quello che ho fatto da tirocinio, ed è stato per me molto molto figo, perché praticamente l'ho fatto io insieme ad altri ragazzi che hanno fatto il tirocinio e gli specializzando, ogni tanto veniva la professoressa, pertanto ho avuto modo di gestire direttamente il paziente e anche dire alcune volte, ovviamente non è che facevo io la terapia, però dicevo la mia, che con un professore non lo fai, con uno specializzando la butti, magari hai anche ragione, serve anche questo, buttarsi, perché se te le tieni sempre per te le cose non migliori mai. Per quanto riguarda la questione invece esami del sangue, ho fatto la Mantù e poi penso esami in generale virologiche, ma penso solo le epatiti, perché l'HIV non mi hanno chiesto il consenso, pertanto non lo possono fare senza il mio consenso. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Registrerò anche un Q&A, un Peppe risponde alle vostre domande, quindi fatemi delle domande qua sotto in merito ovviamente al tirocinio. E niente, lasciate un like se siete nuovi su questo canale, mi raccomando di iscrivervi, attivare la campanella, mi raccomando per seguire un medico, un dottore post laurea, quindi nel suo tirocinio di abilitazione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!